Si chiama Campagna Amica, è l'appuntamento previsto dal prossimo 18 novembre, ogni venerdì in piazza Roma a Gela. L'iniziativa è stata presentata oggi dal sindaco Domenico Messinese, dall'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Siciliano e dal direttore della Federazione Provinciale Nissena di Coldiretti Massimo Primavera. La storica area urbana gelese ospiterà le aziende dell'agroalimentare che proporranno ai cittadini i loro prodotti a chilometri zero. Piazza Roma è un mercato storico della città, era un mercato vero e proprio che negli anni con l'avvento dei supermercati aveva perso quel suo fascino e quella sua centralità, che noi speriamo di far recuperare con un mercato a chilometro zero, con prodotti dei nostri territori, con la qualità garantita da Coldiretti. Un altro punto del programma che viene a essersi, che si va a concretizzare, un punto del programma, quello del mercato a chilometri zero, che era nelle nostre intenzioni da realizzare, ma realizzarlo in modo corretto, in modo tale da garantire realmente l'origine del prodotto e soprattutto la correttezza del trasporto e della modalità di vendita, andandoci quindi ad affiancare a un'associazione, la Coldiretti, che in questo campo ha un'esperienza decennale. È chiaro che questo è uno di quei mercatini in cui, ecco, l'amministrazione si convenziona con Coldiretti per portare in un'area storica, appunto, come dicevi tu, del mercato cittadino, dei produttori che permetteranno ai cittadini, ai consumatori finali, di acquistare dei prodotti a chilometro zero, possibilmente biologici, certificati, in cui, ecco, la produzione e la vendita sono certificate e garantite proprio da Coldiretti, ente che è riconosciuto a livello nazionale per, diciamo, la capacità di verifica dei suoi associati per tutto quello che riguarda la produzione e la trasformazione dei prodotti agroalimentari. Tra i primi espositori gelesi ci sarà anche Antonio Lo Giudice, le cui produzioni agricole in Contrada Manfria nelle scorse settimane sono state oggetto di studi da parte dell'Università del Cile. La Fondazione Campagna Amica adotta un sistema di controllo rigoroso ed equo con l'obiettivo di rendere distinguibile agli occhi del consumatore le produzioni a chilometri zero.